Ciao ragazze, allora siamo appena tornati dall'Eurospin e vi mostro velocemente perché tra poco andiamo alla recita di Federico. Se sentite casino è Nala che festeggia perché sta per scendere. Allora, parto subito con la prima busta che è qua. Maxi bustona di grana padano DOP grattugiato, ce n'è 200 grammi. Poi gnocchetti, questi qua li abbiamo già presi una volta ed erano veramente molto buoni, anche gli ingredienti sono buoni, quindi li abbiamo presi di nuovo. Poi retona di limoni che ci si è distrutta mentre la tiravamo fuori dal carrello, però vabbè, ci sono tutti i limoni, li abbiamo contati. Poi queste che devo sbrigarmi a mettere in freezer perché mi stanno abbandonando. Comunque sono due buste di minestrone con 16 verdure. Poi qua abbiamo i fagiolini, questi qua finissimi, e ultimo ma non meno importante, fusilli bucati corti. Questo qua sono delle speciali. E mi piace un sacco questa forma di pasta, quindi l'ho presa. Poi vabbè, prima busta andata, che era quella più diciamo vuota. Poi quest'altra busta, allora ho preso il pane, ne ho prese due confezioni di questo qua. Qua c'è l'altra, ecco, si è aperta, fantastico. Vabbè, pazienza, comunque abbiamo preso due pacchettini perché ci sono tre panini grandi per ogni sacchetto. Poi due passate di pomodoro, sapone per i piatti, questo qui è minerale, era l'unico odore che non mi dava fastidio, quindi ho preso questo. Poi Philadelphia, simile Philadelphia, ma come vi dico sempre è identico. Poi abbiamo preso due pacchettini di insalata russa, ne avevo veramente veramente voglia e ho controllato alle uova pastorizzate, quindi per mia immensa gioia la posso mangiare. Poi sempre di surgelati abbiamo preso le mozzarelline panate, tre tipi di sofficiotti. Per quando diciamo finiranno le cosine fresche, fan comodo, i panciottini ai funghi. Questo qua è pomodoro e mozzarella, e poi da qualche altra parte ce ne dovrebbe essere ancora uno al pomodoro e mozzarella. Pasta brisè per fare una torta salata, deodorante per la casa, mi piaceva il profumo. Questo qua è Tiare Rosa di Morea, profumo per ambienti, costava veramente poco. Dopo guardiamo anche insieme lo scontrino. Formaggio, questo qua lo prendiamo spesso, il simil galbanino è veramente identico, ragazze, cioè provatelo, non ve ne pentirete, a me piace tanto e non solo a me. Poi aspettate che ne organizzo. Allora, yogurt come se non ci fosse un domani, ma perché io li mangio tanto, ogni tanto mi va, e quindi ne ho presi 5. Aspettate che sta volando la busta. 4 e 5. Poi maionese, ketchup perché Ricky voleva fare poi la salsa rosa. Poi ho preso questo pacchettino di fruit mix, molto comodo questo, anche da mettere magari appunto nello yogurt, fa molto bene, c'ha un sacco di vitamine, proteine, quindi insomma l'ho preso. Frutta secca comunque. Poi pasta trafilata al bronzo, l'ho provata l'altra volta, mi è piaciuta tantissimo, quindi ho voluto riprenderla. E anche il secondo sacchetto è andato. Poi dopo sistemiamo tutto. Poi terzo sacchettino, aspetta che sposto qua,
Allora abbiamo l'altra bottiglia di passata. Qua c'era una maxi offerta sugli spaghetti grandi del risparmio, vedete? Sono gli spaghetti classici. Ce n'è 1,5 kg, li abbiamo pagati pochissimo, 1 euro, forse 1,50 euro mi pare. Dopo guardiamo. Poi ho preso anche il pane, quello simile americano a fette, perché lo utilizzo per fare le polpette. Poi ho preso queste specie di arrosticini a 3,88 euro, mi ispiravano un sacco, quindi li ho presi. Spiedini mini rustici, buoni, mi ispirano. Vi farò sapere. La trita per le polpette, poi olive nere denocciolate, queste le adora Federico, quindi le abbiamo comprate. Ho preso queste prugne secche perché in questa fase della gravidanza ogni tanto ho dei problemini di pancia, per farvi capire, quindi queste qua mi ricordo anche dalla scorsa gravidanza che mi hanno aiutato tantissimo, quindi le ho prese da tenere per emergenze. Qua ci sono gli altri panciottini, pomodoro e mozzarella, poi carciofini, non so neanche dirvelo, grigliati. Di questa linea qua, pomodori, questi se li ho presi ricchi, quindi non penso siano piccanti. Peperoncini ripieni al tonno sott'olio, non lo so, no, forse non sono piccanti. Comunque, questi li ha scelti lui. Poi ho preso altre merendine per quest'ultima settimana di scuola, i plum cake classici, che non sono, insomma, merendine troppo grasse, troppo pasticciate al cioccolato, eccetera, perché di prima mattina non è che gli vada tanto. Poi abbiamo preso del prosciutto cotto e della mortadella tagliata fresca. Poi qua c'è un po' di verdura e frutta. Allora abbiamo le banane. Abbiamo il graffolino di pomodori, peperoni gialli e rossi, questi qua. Ok, e anche il terzo sacchetto l'abbiamo svuotato. Scoppierà il tavolo? Penso di sì. Poi abbiamo ancora il carrellino. Aspettate che mi organizzo un attimo. Dove abbiamo ancora preso, io non so più dove mettermi, le arance. La vedo dura, ragazze, la vedo dura, sta crollando tutto, speriamo che ci sia tutto. Arance, patate che metto qua sulla sedia perché altrimenti. Poi olio per friggere che avevo finito. Succhi di frutta, sempre mele e banana che sono i super preferiti. Oh, scusate, sono i super preferiti di Fede. Poi una latta di carne al pollo e tacchino per Nala. Poi questi qua che sono parecchi perché a me non piacciono i funghi sott'olio coltivati. Poi mais, che in questo periodo adoro, adoro le insalate pomodoro e mais e mozzarella, veramente ci vado pazza. Poi c'è una cassa d'acqua, allora vi faccio vedere, sono 1 litro di latte, però ce n'è 4. Questo qua, latte parzialmente scremato, HT, pascoli italiani, 100% latte italiano, eccetera, eccetera. Era in offerta 60, mi pare 60 centesimi. O 65, ne abbiamo presi 4 litri e poi ve la faccio vedere lì una cassa d'acqua della Blues che proverò e vi farò sapere perché sono un po' difficile a fatto di acqua, non so perché, però mi piace solo la Valmora, la Eva, la Martina, quelle che appunto hanno quella consistenza lì, tipo la San Benedetto non mi piace, è troppo leggera, quindi spero di trovarmi bene con questa anche perché costa molto meno. E niente, io vi mando un bacione, vi abbraccio e grazie per aver guardato questo maxi video spesa. Vado a sistemare questo casino e corro, corro come una pazza oggi, ragazze, perché oggi ci
C'è la recita di fede e ho mezz'ora per sistemare tutto e prepararmi e andare via. Quindi mando un altro bacione, ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!